si gioca tutto. Ringrazio questi ragazzi africani. Pedate, falli, si cerca di evitarli. Sono tutti, si fa una, un gruppo di amici. Loro sono i Neri per Caso, una squadra di calcio di migranti ospiti nel comune di Poppi. I Neri per Caso. Perché questo titolo? Perché sono un gruppo di ragazzi, sono veramente attaccati al suo paese e tutto, e a me mi hanno preso proprio nel cuore questi ragazzi. L'occasione è il torneo dei Rioni ed in particolare una partita amichevole tra appunto la squadra di migranti e una rappresentativa del torneo. Il calcio deve essere strumento di integrazione, credo che sia, essendo diciamo lo sport più praticato, credo anche più visto al mondo, deve essere un'arma in senso positivo da utilizzare come integrazione nel mondo. Uno strumento, il calcio, per aumentare il livello di integrazione. Lui, oh, te putta lui. Lui 40 i migranti che sono oggi ospiti nel comune di Poppi. Secondo lei questa accoglienza diffusa, questo modello anche toscano, insomma, sta funzionando? Ma secondo me funziona meglio del concentramento tanti in un posto. Quindi la diffusione permette anche in qualche modo, probabilmente più difficoltà a gestire di gestione, però secondo me permette anche uno scambio di idee, permette anche l'integrazione maggiore e migliore con la popolazione. Al di là di questa partita di stasera, questi ragazzi come si stanno integrando? C'è qualcuno che lavora? Qualcuno lavora, abbiamo trovato ultimamente anche la possibilità di lavorare in un'azienda agricola, diciamo che avrebbero anche quasi tutti, insomma, voglia di fare qualcosa, perché si rendono conto che probabilmente quello non può essere, cioè, questo non può essere il futuro né per noi né per loro. Cioè, non si può pensare, uno sta qui una vita. Quindi è sta fase che è un'emergenza, ma sta diventando troppo lunga. Ci trovo proprio bene, sì. Grande ospitalità, bene, lesante, gentile per tutti, sì, è vero. Senti, che cosa vedi nel tuo futuro? Che cosa speri per il tuo futuro? Ma ti voglio fare tante cose alla mia vita, sì. Perché ora non c'è documento, non c'è niente. Solo a casa e scuola. La scuola media, fate lingua italiana, storia, inglese, tutti.